No! No! Avevo avvertito di non metterti contro di me. Aiutiamo Miguel a prendere i cavalli. Mi è rimasto solo un colpo, col quale ti farò fuori. Ma perché vuoi uccidermi? Lo vedi, sono disarmato. Io non faccio mai del male a nessuno. Ormai t'ha visto in faccia. Se lo incontrassi a Canyon City non ci penserebbe due volte a consegnarti allo sceriffo. È quello che penso anch'io, Pop. Bisogna ammazzarlo. Non sparare, non sparare, non voglio morire. Sei ferito? No, morto. Morto di paura. Chi è stato? Uno sporco ladro sanguinario. È il diavolo? Sì, proprio lui. Quel cane assassino. Questi poveretti li ho visti morire uno per uno, uccisi dai suoi banditi, mentre altri rubavano i cavalli. Ehi, signore, che fai? Non lasciarmi solo. Prendimi con te, signore. Ma è salvato, non puoi lasciarmi così. Esci allo scoperto, amico. E subito, se non vuoi che ti buchi il cranio. Ancora tu. Ti ho spaventato, signore? Perché non mi porti con te? Meglio di no. Sono in giro per affari. Benissimo, potrei darti degli ottimi consigli. Potrei farti comprare una mandria di cavalli, una fattoria. Calmati, ragazzo, cerco soltanto lavoro. Va bene, allora cerchiamolo insieme. E dove conti di trovarlo, questo lavoro? A Canyon City. A Canyon City? Divergenze, regolatele lealmente. Non è certo questo il modo più adatto.
è stato? Che succede? Come al solito, nessuno vuol parlare. E voi, stranieri? Sono io che ho sparato, sceriffo. Due gentiluomini stavano per ammazzarsi e io l'ho impedito. Sì, siamo stati noi. Strano tanto altruismo a Canyon City. Che cosa siete venuti a fare qui? Vi avverto che se avete intenzione di mescolarvi ai teppisti che già infestano il paese, avete sbagliato buco. Vi parrà strano, sceriffo, ma siamo qui in cerca di lavoro. Che genere di lavoro? Uno qualsiasi, purché ci dia modo di riempirci la pancia. Io vi consiglierei di fare fagotto, ma se decidete di restare, venite da me domani e vedrò quello che posso fare per voi. Bene. Signorita, ancora! Dio un po', ragazzo! Ti sei messo in mente di venire a comandare qui! Imbecille!
Salute. Adesso andate fuori. Svelti, senza fare storie. Portatelo via. Impareranno a conoscerci. Se sapessi come mi divertono tutti quegli uomini che mi guardano con desiderio, senza sapere che io non ho occhi che per te. Non sono poi tanto stupidi. E certamente se ne saranno accorti. Anzi, quando siamo davanti agli altri, cerca di frenarti. Già, io non sono... che è una danzatrice messicana, una razza inferiore. E tu sei Francisco Webb, il figlio dello sceriffo, su cui sono posati gli occhi delle più ricche ereditiere della zona. Non dire questo, Rosario. Lo sai meglio di me che si tratta solo di aspettare. E poi ce ne andremo lontano da qui, io e te. Sei sincero dicendo questo? Non vorrei che tu mi ingannassi, Francisco, perché saprei come vendicarmi. Come vuoi pensarlo? Il mio cavallo ha perso un ferro. Guarda, là c'è il maniscalco. Andiamo. Devo andare a parlare con quei due. Ma che ti interessano quei due? Resta ancora qui con me, ti prego. Tutti gli stranieri che arrivano a Canyon City mi interessano. Specie quando sanno adoperare le pistole tanto bene. Ehi! Non c'è nessuno? Alza le mani. Credevi di essertela cavata a buon mercato, è straniero. Ma ci sono questi tuoi amici che hanno qualcosa da dirti. Non ricordi di aver ucciso uno dei nostri? Stop.
Andiamo. Che succede qui? Fai abbassare la pistola, signor. Noi non ce l'abbiamo con te. Volevano dare soltanto una lezione a questo straniero. Vedo che l'avete sistemato bene. Ora basta però. Sgombrate. E non fatevi più vedere in giro. Insomma, voi due state andando in cerca di grane. Vi ringrazio, signore. Sono Francisco Webb, il figlio dello sceriffo. Mi chiamo Jeff Benson e questo è Jerry, l'unico superstite del massacro alla fattoria Houston. E ora che contate di fare? Qualcosa farò. Ho i miei dubbi. Dopo quanto è accaduto, non vi sarà facile trovare lavoro a Canyon City. Perché? È una spazzatura di città. E chiunque abbia un po' di sale in zucca non vi si fermerebbe neppure a bere un whisky. La sua vicinanza con la frontiera ha fatto confluire a Canyon City tutti i ladri e i grassatori dello Stato. I più fanno parte della banda di El Diablo, un messicano avido e spietato che trasferisce il frutto delle sue razzie al di là del confine. Ma vostro padre, lo sceriffo, dispone di un paio di uomini soltanto. E quei cittadini che potrebbero dargli una mano hanno troppa paura della vendetta di El Diablo. E hanno ragione. Il mio padrone è stato ucciso per non essersi piegato alla volontà di quel bandito. È una situazione senza via di uscita, allora. Oh no, peggiorerà. C'è anche chi è convinto che il prossimo invio di un forte quantitativo d'oro da parte del nostro governo al vicino Messico la renderà incandescente. Lo sceriffo mi ha detto di andare da lui. Forse, data la situazione, sarà proprio lui che mi troverà un lavoro. Ah, sì? Un sigaro? Una tazza di tè, signor Randall? Non c'è niente di meglio per rendere più chiare le idee. Sì, grazie, Pamela. E tu, papà? Ma no, grazie. È una situazione tragica, mio caro Randall, senza via d'uscita. E il diavolo e i suoi sono giunti a compiere ogni sorta di crimini, irridendosi della legge. Allora non siete in condizioni di fornirmi uomini di scorta per il trasferimento della mia mandria? Sono disposto a pagare bene. Il pascolo è esaurito e se non lo trasferisco il mio bestiame muore. Ma è proprio durante i trasferimenti che il diavolo entra in azione. Ogni volta prendiamo tutte le precauzioni, scegliamo itinerari segreti. Inutile. Darei il mio posto per sapere chi è che fa la spia e avverte il diavolo dei nostri piani. Stai tranquillo, Bill, ci penso io a dirglielo. Non ti preoccupare. Mi raccomando, glielo dica subito, perché quelli... Papà, gli uomini che hai convocato sono di là. Grazie. Venite, Randa. Potrete voi stesso rendervi conto della situazione. Speriamo che abbiate fortuna e che possiate ingaggiare la vostra scorta. Vi ripeto, l'ho già dato a chiamare. Cosa volete da me? Io gliel'ho detto di venire subito. Ecco, sta arrivando. Vi ringrazio per essere venuti, gente.
Il signor Randall deve trasferire tutto il suo bestiame e ha bisogno di uomini di fegato per la sua scorta. È disposto a pagar bene e garantisce un premio oltre l'ingaggio. Allora? Parla tu, Jones, rispondi. Noi immaginavamo, sceriffo, perché ci avete fatto radunare tutti qui. E possiamo darvi subito una risposta. Nessuno di noi è disposto ad accettare. Ma come potete parlare così se non sapete neanche quello che ho intenzione di darvi? Nemmeno se ci offriste tutto l'oro del mondo. Ma il diavolo non perdona. E quelli che riuscissero a scamparla li ammazzerebbe tutti. Ma anche se fossero qui, nel vostro ufficio, sceriffo. Potrei ricordarvi che esiste una legge di Stato che impone a tutti gli uomini di prendere le armi contro i banditi. Sì, se si trattasse di difendere le nostre case, le nostre famiglie, ma non per gli interessi degli allevatori. Fino a prova contraria, gli interessi degli allevatori sono anche i vostri interessi. È il bestiame che vi dà da vivere, non le chiacchiere. O che ci fa morire per difenderlo. Sono spiacente per voi, sceriffo, e per voi, signor Randall. Ma la nostra decisione è presa. E voi? Che intenzioni avete? Se permettete, sceriffo, noi la pensiamo diversamente. Pamela, prepara una buona tazza di tè per questi ragazzi. Molto volentieri, papà. Venite, venite di là, parleremo più tranquillamente. Ancora un po'? Grazie, no. A me sì. Allora, siamo d'accordo? Sì, certo, d'accordo. Ah, ebbene che partiate subito. Il pascolo del signor Randall è a 10 miglia da qui. Al pascolo troverete alcuni dei miei uomini più fidati, brava gente, ma non so fino a che punto decisi a resistere alle intimidazioni di quel bandito. Era proprio di questo che volevo parlarvi, signor Randall. Se accetto, voglio carta bianca e che i vostri uomini obbediscano ai miei ordini. Non è pretendere un po' troppo per uno che è appena arrivato? Ma è anche l'unico che ha avuto il coraggio di accettare le proposte del signor Randall. Oh, scusate. Beh, non è per abusare della situazione, sceriffo, ma ho delle idee precise sul modo di combattere contro il diavolo. Dategli ascolto, sceriffo, ha sempre delle ottime idee lui. Voglio darvi fiducia, Jeff, e accetto. Vi scrivo un biglietto per Lister, il capo dei Mandriani. Purtroppo io non posso accompagnarvi. Salve. Sempre in cerca di guai, amici? Sembra che la lezione che vi hanno impartito quei quattro farabutti non vi è bastata. Vedo che vi conoscete. Sì. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarvi di nuovo per quello che avete fatto. Oh, a Canyon City simili cose accadono tutti i giorni. Ho chiesto più volte l'invio di agenti del servizio federale, ma è stato inutile. Dobbiamo difenderci come possiamo, lottando ad armi impari contro il delitto e l'omertà. Il governo ha troppe gatte da pelare. La situazione di Canyon City è comune a tutti i centri della frontiera, purtroppo. Signor Randall, che strada percorrerà la vostra mandria? Potrebbe passare per il guado di Rexington, qui. È il percorso più agevole, anche se non è il più breve. Mi sembra una buona idea. L'importante è che il diavolo non ne sia informato. Credo che sia indispensabile. Troverete il mio recinto a 5 miglia dal bivio per Sacramento. Tenete. Sapete come arrivarci? Potrei accompagnarli io fino al bivio, papà. Sarei di ritorno prima del tramonto. D'accordo. Grazie, sceriffo.
Mio padre avrebbe voluto fare di Francisco un uomo di legge, ma mio fratello ha preferito rimanere vicino a noi. Beh, ora che so tutto di loro, perché non mi raccontate qualcosa di voi? Oh, è una storia molto semplice. Sono nata qui. Mia madre morì quando avevo solo 15 anni e da allora mi sono dovuta sempre occupare di mio padre e di Francisco. Non sono mai uscita da Canyon City. E tutte le novità della mia vita si riducono a quando conosco qualcuno che viene da fuori. Delusa? Oh no, siete un tipo simpatico, anche se avete un'aria un po' troppo sbrigativa. Che intendete dire? A casa non mi avete tolto un istante gli occhi di dosso. Avevo paura che papà se ne accorgesse. Era la prima volta che incontravo una ragazza così carina. Voi mi fate arrossire. Meglio, un po' di rossore vi rende ancora più adorabile. Oh, ma cosa dite? Ecco, siamo arrivati. Sì. Dovrete inerpicarvi fin lassù. Là troverete una carreggiata che vi condurrà diritti fino al pascolo del signor Randall. Grazie. E ora, addio, Jeff. Perché addio? Arrivederci. Va bene, Jeff. Arrivederci. A presto, Pamela. Adesso che vi ho conosciuta, non potrò stare lontano da voi. Arrivederci. Lo sai che non li sopporto quando sono vuoti. Allora? Salve, diablo. Ci manda Ramon Gonzales per dirti che è disposto a comprare tutto il bestiame che tu puoi procurargli. Mi dispiace, amico. Ma vieni in un brutto momento. Peccato, perché stavolta Ramon avrebbe comprato anche 1000 capi. 1000 capi? Non è facile trovarli. Gli allevatori sono prudenti e sospettosi. Ma Ramon ha bisogno di quelle bestie e sarebbe disposto a pagarle più del solito. 1000 capi? 1000 capi? Dove li trovo? Anche il doppio potrei averne, diablo.
Rosario. Tornate da Ramon Gonzales e ditegli di tenersi pronto col denaro al solito posto di confine. Riceverà quanto desidera. La migliore mandria mai vista in questa zona. Signorita, è il diablo poco fa diceva che non sapeva proprio come fare per procurarcela. E tu invece... Non mettere in dubbio le parole di Rosario, sporco maiale, o te ne farò pentire. Quello che ha detto lei è come se l'avessi detto io. Va bene, diablo, non ti arrabbiare, sì. Vattene! Parliamo di affari adesso. La mandria di Randall si sposterà tra qualche giorno e percorrerà il guado di Lexington. La mandria di Randall. La più bella mandria di tutta la zona. Ma Randall è ricco. Avrà pagato una scorta. Non temere, tu incuti troppa paura. Randall non è riuscito a trovare che due uomini in tutto e i suoi mandriani contano poco. Ecco il colpo che aspettavo. Con questo denaro ce ne andremo io e te. Non ancora, diablo. C'è un altro colpo da fare, molto più importante. L'oro che il governo deve inviare al Messico. Non è roba per me, Rosario. La mia gente non è adatta per simili imprese. Avresti forse paura? Pensa cosa sarà la nostra vita nel Messico in possesso di quell'oro. Ci penseremo quando sarà il momento. Devo andare. Non voglio che a Canyon City si accorgano della mia assenza. Quando ti rivedrò? Presto, molto presto. Dipende da te. Rosario, ho degli amici a Canyon City e mi hanno detto che fra te e Francisco... Devi avere fiducia in me, se non vuoi perdermi per sempre, diablo. Saranno al guado di Lexington. Non ci resta che andare ad avvertire il diavolo. Eccoli, si stanno avvicinando. Li prenderemo in trappola. Sbollate le fascine! Ah!
Ce l'abbiamo fatta! Adesso capisco perché hai fatto dirottare il bestiame! Yuhu! Scusami per la polvere che ti ho fatto mangiare! Ai cavalli, raggiungiamo la mandria! Che non bevi mai. Beh, oggi faccio uno strappo, Pamela. È tanto tempo che non ricevo una buona notizia. Vostro padre ha ragione di essere contento, signorina. Pensate che un'intera mandria è stata trasferita e ora è al sicuro senza la perdita né di un uomo né di un animale. Decisamente mi sono sbagliato nel giudicare quel Jeff. Mi sembra quasi impossibile che un cowboy come quello possa essere tanto astuto. Mi viene persino il dubbio che nasconda la sua vera personalità. Io invece ho capito subito che era un uomo diverso dagli altri. Quanto entusiasmo, figliuola. E dove si trova ora il nostro eroe? Ha detto che avrebbe accompagnato la mandria per un tratto di strada e poi sarebbe tornato alla mia fattoria. Se fossi in lui non mi farei più vedere da questi paraggi. Il diablo è un uomo che non perdona e non darei un soldo per la vita di Jeff e del suo amico. Non capisco perché parli così, Francisco. Si direbbe che Jeff non ti sia simpatico. Non direi. Sono io che l'ho salvato l'altro giorno. Credo che avrò bisogno dei servizi di Jeff molto presto, Randall. Per l'oro del governo? Sì. Può arrivare da un momento all'altro e non so come fare per garantire la consegna all'emissario messicano. Ho cercato di reclutare degli uomini qui a Canyon City. Ho promesso loro un forte premio in denaro. Ma come al solito si sono rifiutati. È una situazione tragica. Sono stanco, mio caro Randall. E spero che dopo il trasferimento dell'oro accetteranno di sostituirmi. Avete fatto bene, Jeff, a venire qui tenendovi nascosto. Un grave pericolo vi minaccia. Lo so, la vendetta di El Diablo. E ve ne state così tranquillo. Oh, non scherzate su queste cose, Jeff. Non fatemi stare in ansia. Le vostre parole mi fanno capire che non mi sono sbagliato. Che volete dire? Voglio dire che ho la sensazione di non esservi del tutto indifferente. Mi rincrescerebbe che un uomo come voi dovesse essere la vittima di una vendetta. Anche mio padre vi stima molto, sapete. Lasciate stare vostro padre e rispondetemi. Va bene. Mi sono sbagliato. Dal primo momento ho capito che c'era qualcosa in te che mi attraeva. Ho divorato la strada oggi pur di venire a vederti. Ma ora vattene, non farti più vedere. Canyon City è piena di spie e il diablo. Verrà il giorno in cui tutto si sarà placato. No, finché il diablo non sarà eliminato. E con lui tutti i suoi vili informatori. Io voglio andare fino in fondo a questa lotta. Ma come vivere nell'ansia di saperti continuamente in pericolo? Ti prometto che mi allontanerò da Canyon City, almeno nelle ore diurne. Ma domani sera alle 9 sarò di ritorno. Cerca di liberarti. Ti aspetterò. Pamela! Pamela, dove sei? Mio padre mi sta cercando. Arrivederci. A domani. A domani. Chi era?
C'è qualche cosa che non funziona più da quando quel cowboy è arrivato. Ha fatto fallire il colpo alla mandria di Randall e non vorrei che si impicciasse anche dell'affare dell'oro. Di questo il diavolo non ne vuole sentire parlare. E invece è necessario il suo aiuto. E sta a te convincerlo. Francisco, tu sai cosa vuole quell'uomo da me. Il solo contatto della sua mano mi riempie di disgusto. Voi donne siete maestre nell'arte di illudere senza nulla concedere. Parli di me come di una cosa. Non come della donna che si ama. Ma allora, non hai capito che tutto questo lo faccio per te? Perché un giorno si possa uscire da questa fogna ricchi e felici. Pensa a San Francisco, a Los Angeles, alle grandi città pulite. Tu al mio fianco, con le vesti più belle, con i gioielli più rari. Ci hai mai pensato? Tutte le volte che mi sono trovato gli uomini di El Diablo di fronte, li ho fatti correre come puzzole spaventate. Ho il pugno che non perdona, la pistola che fulmina io. Quando mi metto in azione, scappano tutti. Ehi, che fai? Tu! Allora, amico, che aspetti a farmi scappare? No! Scusate, amici, posso partecipare ai vostri divertimenti? Jerry, non ti posso lasciare solo un momento. È pericoloso giocare con le pistole. Jerry, disarmali. Uno, due, tre, quattro. Ora possiamo divertirci insieme. Jeff Benson? Sì, Jeff Benson. Ed è stato lui a mandare in aria il colpo della mandria di Randall? Sì, proprio lui. L'uomo che mi ha umiliato davanti a tutti. Quando penso che l'ho avuto nelle mani. E perché non l'hai ucciso? L'avrei fatto, ma me lo hanno impedito. Lo sceriffo lo protegge. Lo sceriffo, lo sceriffo. Il diavolo però non ha paura dello sceriffo. E dove si trova ora questo Benson? Oggi era a Canyon City, poi è sparito. Ma io so che domani sera tornerà. E so anche dove andrà. Se
Sapevo che sai tirare di pistola come nessuno, che una ne pensi e cento ne fai, ma non credevo che fossi anche indovino. Come hai fatto a sapere che il diavolo questa sera avrebbe lasciato il suo rifugio? E non è tutto. Posso anche dirti dove sta andando. Ah! A Canyon City, per uccidere me e te. Uccidere? Non ci resta che aspettare che faccia buio. Aspettiamo. Papà, io vado a letto, sono stanca. Va pure, cara, io aspetto. Può darsi che il telegrafo trasmetta qualche messaggio. Buonanotte. Buonanotte. Dello sceriffo. Papà, che succede? Non lo so, spegni la lampada. È il diavolo. Sceriffo, fai uscire subito Benson con le braccia alzate. È lì in casa tua, lo so. Proteggendolo non fai che peggiorare la situazione. Fallo uscire. Ti sbagli al diavolo, qui non c'è nessuno. Davvero? E allora domanda a tua figlia dove l'ha nascosto. È vero, papà.
Jeff doveva essere qui alle 9, ma non è arrivato. Te lo giuro. Avanti, sceriffo. Non hai via di scampo. Distruggerò la tua casa e tutto il paese se non uscirai. Vedrai che poi salterà fuori anche lui. Tirati indietro. Maledetto! La pagherai! Fa uscire anche quel maledetto Benson, lo voglio ammazzare come un cane. Non c'è qui, te l'ho detto. Puoi frugare la casa se vuoi. Non cercare di ingannarmi. Fermati, diavolo, mio padre ha detto la verità. Buonanotte, sceriffo. Se ha bisogno di me, mi mandi pure a chiamare. Qualcosa che non va, papà? L'oro destinato al Messico viaggerà in ferrovia fino al confine e transiterà di qui dopodomani. Mi ordinano di predisporre un'adeguata scorta. Dove la trovo, un'adeguata scorta, in questo paese che è ormai terrorizzato dal diavolo e dai suoi complici? Hai visto l'audacia di questa sera? Che strano, papà. Avrebbe potuto ucciderci tutti, invece all'improvviso se n'è andato, liberandoci da quel terribile incubo. Sì, ma d'altra parte, che vantaggio avrebbe avuto ad ucciderci? Non era noi che cercava. Gli è bastato fare una simile bravata per terrorizzare ancora di più la popolazione. Oppure avrà avuto paura di me. Non temere. Troveremo qualcuno che farà da scorta a loro. Cosa c'è ancora? Jeff! Meno male che siete arrivati solo ora, perché qualcuno vi cercava. Però, se quel bandito viene a sapere che siete qui, potrebbe tornare e stavolta non avreste via di scampo. Credo che abbia ben altro da fare. Chissà la faccia che farà quando scoprirà che gli abbiamo fatto saltare la tana. Ma come siete penetrati? Sì, nel covo di El Diablo. Decisamente la vita a voi due pesa. E non so se la prossima volta che vi troverete nei guai potrò fare qualcosa per voi. Beh, io me ne vado. Chissà che non possa trovare qualcuno che ti dia una mano, papà. Ci vediamo più tardi. Buonanotte. Jeff, mio padre sa di noi due. Avrei preferito dirvelo io stesso, Webb. Quando le cose qui a Canyon City si fossero placate. Le cose a Canyon City non si placeranno mai. Pamela, scusa, vorrei restare solo con tuo padre. Venite, Jerry, vi farò assaggiare delle ciambelle squisite. Lo avete ricevuto questa sera? Sì. E parla dell'oro in arrivo? Mi sbalordite. Come fate a sapere di che si tratta? Agente federale Jeff Benson? Sì, ma non lo direte a nessuno. Nemmeno a Pamela e nemmeno a vostro figlio Francisco. La mia missione è segreta. L'oro deve passare la frontiera.
Domattina ci metteremo in contatto con Fort Lincoln, perché l'oro parte di là. Niente. Ah. Prova ancora. È inutile, non risponde. La linea deve essere stata interrotta. Non abbiamo tempo da perdere, Bill. Bisogna riattivarla immediatamente. Non è mica facile. Chissà in quale punto è stata tagliata. Va a chiamare James e digli che venga con i suoi attrezzi. Sì. Andrà con Jeff e Jerry ad ispezionare la linea. Niente da fare. Ora. È questione di pochi minuti. Pato? Tutto sistemato. Sapevo che ce l'avrebbero fatta, lo sapevo. Presto, Bill, chiama Fort Lincoln. Sì. Seguilo.
Mare. Bravo, Black. Mascherato da messicano come eravamo d'accordo. Te lo sta portando in bocca. Aggirali, Miguel. Voi con me, da questa parte. Il mio compito è finito, diavolo. Ora tocca a te. Ma questo è quello stupido. L'altro dov'è? Non ti preoccupare, l'ho sistemato per sempre. Io torno a Canyon City a riferire. Non dimenticare che Rosario ti aspetta al tuo rifugio. Ah! Miguel! Pensa tu a questo dannato! Bene, capo! Gengo, non ridi più adesso. Basta! Andategli addosso, che aspettate? A cavallo!
Passami sta noce. Sono venuta per restare con te per sempre, Diablo. Cosa hai detto? Che non ti lascerò più. Rosario. Prima però devi meritarmi. Che cosa dovrei fare? L'oro per il Messico sta per arrivare e deve essere nostro. Ma ancora quell'oro? Te l'ho già detto, è un'impresa che non mi va. Povero Diablo, che non fa più paura a nessuno. Ti hanno giocato. Perfino nella tua tana sono venuti. E te l'hanno distrutta. Riavrò le armi e mi vendicherò. Con quale denaro? Con quello che potrai arraffare facendo il ladro di diligenza? Che altro ti resta da fare ormai? Sarà il tuo ultimo colpo. Con tutto quell'oro potremo rifarci una vita. Avremo vestiti, gioielli. Potrai fare di me una signora. È Francisco che ti ha mandato? Sì, ma che ci importa di lui? Ti ho detto che sono venuta per restare. Francisco ci è servito solo per darci delle informazioni. Gli daremo la sua parte e non lo vedremo mai più. Dici la verità? La verità. Ne vuoi una prova? Domani, all'assalto del treno, combatterò al tuo fianco. No, Rosario, non ce n'è bisogno. Sei troppo preziosa perché possa rischiare di perderti. Diablo, sceriffo. Gli stessi che hanno tagliato la linea. Vi siete messi in contatto con Forte Lincoln? Sì, il treno speciale transiterà sul nostro territorio nelle prime ore di domani. Bene. È stato bello da parte tua offrirti spontaneamente e portare i tuoi amici. Ce l'avevo detto che qualcuno avrei trovato. Come va, Jeff? È tutto in ordine, sceriffo. Siamo pronti a fare gli onori di casa. Stiamo entrando nel territorio di Canyon City. Il paese più dannato della frontiera. Sarà bene accelerare come ci hanno ordinato.
Jimmy, che succede? Tirati su, ubriacone. Ci siamo. Guardate. Servito, diavolo. Non te l'aspettavi, 30 Winchester sul tuo cammino. Sotto! Sotto! Vendiacchi! Sganciare il carro. Tutto fatto, capo. Stark purtroppo non è riuscito a farcela. Bene. Allora possiamo anche salutarci. Ma che fai? Sei impazzito.
L'avevo detto che mi sarei vendicata. E le ragazze? Come sono le ragazze con gli agenti federali? Sei andato così. La morte di tuo fratello ci ha separati, Pamela. Purtroppo sono stato io la causa. Sarebbe stata la stessa cosa. Francisco avrebbe dovuto pagare un giorno o l'altro per essersi messo contro la legge. Tu non hai fatto che il tuo dovere. Resta, Jeff. Che ne sarebbe di me ora? Tieni, riportala al comando. Io non tornerò laggiù. Yahoo! Yahoo!